Ed eccoci qua, bentornati, ben ritrovati su Scambio Figurine, ennesima puntata delle ultime news della settimana. E settimana scorsa abbiamo fatto una piccola pausa perché insomma mi volevo un attimo rilassare, infatti avevo fatto quella diretta Facebook dove facevo la mia corsetta su per le colline qui vicino a casa mia, una bellissima giornata di sole, un caldo quasi estivo, insomma si stava benissimo, per cui ho detto questa settimana mi riposo. Eccoci qua, cominciamo anche questa settimana con la rubrica delle donazioni, che vado a leggere chi questa settimana ha sostenuto questo progetto che va avanti da tanto tempo e che mi spinge ancora a continuare a rinnovarlo giorno per giorno. Mi avvicino un po' perché sono senza occhiali. Questa settimana ha fatto una donazione Marlise M, la sua seconda donazione, Carlo JJ17, Enrico 91 la sua seconda donazione, Beppo Brambo che è un supporter di Scambio Figurine. Supporter significa che tutti i mesi fa una donazione. Grazie Giuseppe per questa tua periodicità e questo tuo continuo sostegno. Continuo con Sam Surf, Tiziano 48, GT12, Cla M, Franci 791, Paolo G86, Stefanica la sua terza donazione, Raffio Annuccia 05, carinissima Annuccia, Fra 137, Fabri Fatto, anche Fabri molto molto carino, Manu Grezza, Vitix 69 alla sua seconda donazione, Alessandro Berrix alla sua seconda donazione fatta con un altro utente, quindi a due utenti ha fatto due donazioni, Dav Thomas alla sua terza donazione, Simonetta C, Ale Paride, Frank Fusa, Laura 87, Giù e Lu, Tollo, user 000055, Ale Leo Matti, Samuele 98 la sua seconda donazione, Linda V, Psycho C0 e Indovino 2. Le motivazioni ve le voglio leggere perché anche queste vertono, diciamo, verso un tema che poi si può anche qui ricondurre al tema della settimana. Le motivazioni sono: Linda V dice: sto usando da un paio di mesi questo sito, oltre a dire che si tratta di un'idea geniale, grazie Linda, e qui entriamo nel vivo della motivazione. Mi piace il senso di comunità che si crea e il rapporto di fiducia che si deve stabilire, soprattutto quando lo scambio è via posta. Quindi, bella questa cosa del senso di comunità, il senso di la fiducia che bisogna stabilire, insomma, per poter scambiare in fiducia, appunto. Tollo dice invece: il motivo di questa donazione è molto semplice, tu dai un servizio importante, fruibile da chiunque e totalmente gratuito. Esatto, sottolineo questa cosa, ma perché mi voglio agganciare poi al tema della settimana, insomma, sarò un po' ripetitivo questa puntata, mi sembra il minimo poterti dire grazie in un modo semplice e diretto. Complimenti per l'idea e per l'ottimo lavoro. Continuo con Frank Fuser. Dice: ho fatto una piccola donazione perché penso sia giusto. Scusate, non ci vedo una mazza, sono senza lenti a contatto e senza occhiali. Cioè, dire gli occhiali ce li ho qua, ma fanno riflesso ed è brutto, fa brutto per queste puntate. Non che l'ambientazione sia delle migliori, sia un set cinematografico, però non mi piace stare con gli occhiali. Poi c'ho la barba, sono un po' sfatto. Questa settimana sono 2 settimane che sto un po' di merda, ma scusate, ho detto sto. E quindi insomma sono un po' messo così. Comunque dicevo, Frank Fuser dice: ho fatto questa una piccola donazione perché penso sia giusto dare una ricompensa a chi offre un servizio così utile ed evoluto, non devoluto, ed evoluto. In famiglia, con i bambini, abbiamo trovato questo gioco avvincente e simpatico. Quindi ringrazio queste motivazioni, sono state belle anche delle altre, ma queste tre portano, diciamo, verso il tema della settimana. Quindi ancora grazie a tutti i donatori di questa settimana. Notizie della settimana. Notizie della settimana: finalmente è uscito il calciatori upgrade, 40 figurine di aggiornamenti e altre 60 di upgrade maglie, upgrade scudetti. E è un altro upgrade che non mi ricordo. Ah, il Panini Best Performance. Allora, mi hanno chiesto in diversi: ma di queste 60 figurine, do cacchio ce le attacchiamo? Non le attaccate, non fate l'errore di andare ad attaccare. Almeno questo è il mio parere, poi voi fate quello che vi pare. Ovviamente ognuno di voi è libero di attaccarle, staccarle, portarsele, venderle, regalarle, insomma, non su, venderle non su Scambio Figurine.
Però io credo che queste 60 siano 60 figurine da collezione. Di conseguenza non le attaccherei sopra alla vecchia maglia piuttosto che al vecchio scudetto, ma me le terrei lì. Poi se ne avete in più le scambiate, se no ve le tenete lì, le mettete dentro l'album, così avete il vostro album con le 60 figurine in più. In tanti me l'hanno chiesto, io ho risposto così, io sinceramente non le attaccherei. Presumo che siano da collezione, la Panini ovviamente ha fatto questo numero per magari dare modo emotivo di raddoppiare il costo degli aggiornamenti l'anno scorso, però come dire, loro ci devono campare e noi dobbiamo soffrire. E quindi eccoci qua, eccoci qua. Altra notizia, domani, oggi è venerdì 31 marzo, domani 1 e domenica 2 aprile ci sarà l'ultima tappa attualmente, perché qualcuno, rumors dicono che forse faranno una tappa da qualche altra parte, però insomma ci credo quando lo vedo, e dovrebbe essere l'ultima tappa del Panini Tour che si terrà a Milano presso l'Idroscalo ingresso Riviera Est. Alcuni mi hanno chiesto: ma ne vale la pena andare al Panini Tour? Allora, io non ci sono andato. Però, da quello che ho visto sul canale YouTube di Panini e anche altre riprese su Instagram, piuttosto che Twitter, anche su Twitter ho visto delle cose. Twitter prima che, e poi vi racconto. Secondo me è un bel momento di incontro. Se avete dei bambini si divertiranno sicuramente, perché c'è un'animazione dove ci sono dei giochi, dove si vincono delle figurine, e anche con l'occasione appunto ci sono anche opportunità di scambio, perché gli appassionati sono veramente tanti. Sono 2 giorni, per cui insomma vi potete anche mettere d'accordo per tornarci il giorno dopo con un po' più di figurine in più. Insomma, magari andate là con un bel PDF stampato. Con il logo scambio figurine in bella mostra, magari se vi riprendono quelli della Panini, fate vedere: queste sono le mie doppie, con il loghetto là, scambio figurine. E così spacchiamo e diventiamo nella storia di nuove raccolte questa settimana. Nuove raccolte queste 2 settimane è uscita la Super Mario Playtime Sticker Album della Panini, la Stumble Guys Official Car Collection della Diramix, che ricordavo bene. Attenzione, la raccolta di figurine del Blasco, Vasco Com Collection di Officine Edicola. Qui mi sono lanciato su un gruppo Facebook di appassionati di Vasco e stanno arrivando a decine, proprio tutti molto, molto contenti, a parte uno che si è voluto iscrivere perché non aveva capito come funzionava il sito, ma vabbè, ci sta. Il quinto album di Figuriamoci Siena, quest'anno dedicato al Fantino, insieme diario di avventure della Panini. L'album bellissimo dell'Aeronautica Militare per il centenario appunto dell'Aeronautica, anche questo della Panini, e poi a corredo ho aggiunto anche i bollibri della Conad, che è tutto famucchio, quindi se volete scambiare anche i bollini, ci sono i bollini della Conad. Vecchie raccolte invece, insomma, sono andato un po' a ripescare le vecchie richieste, abbiamo caricato Incorreggibili Cuori e Picche, Il mondo di Patty, il sogno continua, Bakugan Battle Brawlers, 1D One Direction e Super Auto, Spazio 1999, Moto, insomma, un Moto World, Leo Opard e Phineas and Ferb, che è tutta roba molto, molto vecchia, cioè che oscilla diciamo tra il 2000 e il 2010, 2012. Parliamo di social network. Social network, purtroppo. L'account Twitter di Scambio Figurine è stato sospeso permanentemente. Una brutta notizia, perché volevo investire su Twitter e mi hanno bannato. Mi hanno bannato perché sono stato accusato di essere un po' troppo spammone. Ma io non è colpa mia, cioè io praticamente cosa succedeva? Nel momento in cui una persona si iscriveva a Scambio Figurine, partono tutta una serie di automatismi, tipo: se è del vostro comune vi avverte che si è iscritto un utente, una persona del vostro comune, eccetera. Un'altra di queste cose era quella di scrivere su Twitter: lo sai, Gianluigi Cui si è iscritto a Scambio Figurine, e tu che cosa aspetti? Scriviti anche tu e partecipa alla community con migliaia di iscritti. Insomma, facciamo un po' di quelle robe da promotion.
E mi hanno detto che sono uno spammone perché ne faccio tanti. Ma a me dispiace, se sono in tanti ad iscriversi, tanti saranno i messaggi. Insomma, comunque avevo tipo 30.000 messaggi, 30.000 tweet e mi hanno bannato. Ho provato a fare ricorso, mi hanno rimpallato, ho provato a fare un altro ricorso, mi hanno rimpallato e ho detto, sai cos'è Elon Musk dei miei stivali? E così gli ho detto ciao. Ma questo ovviamente vi consente comunque di continuare a condividere le vostre checklist anche su Twitter utilizzando i link che trovate nella pagina degli YouJoin, che potrebbero farvi guadagnare, se una persona si iscrive con il vostro link, dei bei YouJoin che sommati alla happy potrebbero fare arrivare a dei livelli bronze, silver, gold e platinum e scalare la montagna dei donatori. Tornando al discorso social network, ovviamente vi invito ovviamente a followare ad esempio su Instagram, piuttosto che mettere il like su Facebook, mettere subscribe qui su YouTube se mi state guardando, oppure mettere un mi piace, lasciare un commento sulle piattaforme podcast se mi state ascoltando, quindi Spreaker e Spotify. Insomma, l'idea è comunque quella di far crescere la nostra community e spargere la voce in ogni dove, come diceva il mio amico di Iglesias a Cagliari, in ogni dove. Saluto Tonio K di Cagliari, che ogni tanto mi scrive. Ciao Tonio, mi sei venuto in mente perché Tonio, Cagliari, Iglesias, Cagliari. Un paio di raccomandazioni. La prima, stamattina mi ha scritto una ragazza dicendo, guarda, mi sono sbagliata a mettere un feedback a una persona, ho scritto ottimo venditore consigliato, ma non è un venditore perché non ho venduto né comprato, ma sono abituato a scrivere su Vinted e niente, su Vinted scrivo ottimo venditore, posso correggerlo? Io l'ho corretto io. Allora, per curiosità, ho detto, andiamo a vedere se qualcun altro ha scritto venditore. Beh, ne ho trovate decine di commenti, di valutazioni con scritto ottimo venditore. Allora, ovviamente è stata mia premura avvertire le persone che avevano lasciato il feedback dicendo che avrei modificato la parola da venditore a scambista o scambiatore, adesso non mi ricordo che cosa ho messo, credo scambista. Perché se io vado a leggere io che sono ligio al regolamento e vado a leggere che quella persona è un ottimo venditore, di certo non vado a proporgli uno scambio, quindi metto in cattiva luce chi il feedback positivo l'ha ricevuto perché è stato uno scambio positivo, ma è stato etichettato come venditore in modo improprio ovviamente, e l'altra persona che va a leggere dice, ma questo mi vuole vendere figurine, io non voglio vendere, e me ne vado. Quindi state attenti quando andate a scrivere il feedback, siate concentrati, non fate tutto di fretta come spesso capita che fate, ma scrivete scambista, scambiatore, ottima persona, insomma quello che volete, ottimo iscritto, ottimo utente, fate quello che volete, ma non scrivete venditore perché è equivocabile e soprattutto è la vostra parola che dice che potrebbe mettere in crisi anche voi, perché io potrei dire, ah, allora quindi hai comprato, allora non mi piace. Quindi attenzione, quindi questa è una prima raccomandazione. La seconda raccomandazione che introduce il tema della settimana è: potrebbe capitare che qualcuno vi rilascia un feedback negativo, magari motivandolo, no? E io faccio una serie di domande alla persona che ha rilasciato il feedback negativo, se ritengo giusto che quel feedback negativo venga convalidato, lo convalido e quindi arriva il feedback negativo alla persona. La prima cosa che scatta in questa persona normalmente è la rabbia, dice, ma come? Magari io ho anche spedito le figurine, io ho mandato tutto regolarmente, invece nel commento c'è scritto che ne ho mandate 3 in meno. Insomma, tutta una serie di cose, e la prima cosa che faccio, anziché purtroppo andare a chiarirmi con la persona che mi ha messo il feedback negativo, gliene metto uno per ripicca e di pancia. E quindi gli metto, ah, non è vero, ma anche lui non mi ha mandato le figurine, che invece sono state magari già ricevute, ma anche questo ha sbagliato. E a quel punto che cosa succede? L'amministratore di scambio figurine, che è quello qui presente, capendo che molto probabilmente quello è un feedback di pancia, che cosa fa? Contatta la persona chiedendo, ma davvero? Ma non è un feedback di pancia? Non è un feedback di ripicca? Ah no, perché? Ed è proprio capitato questa settimana, e mi aggancio appunto al tema, che una persona abbia ricevuto un feedback negativo perché nel feedback c'era scritto che si era sbagliato a mandare figurine,
chi aveva messo il feedback aveva chiesto chiarimenti, i messaggi erano stati letti e non era stata data la risposta. La sua busta era arrivata perché era una busta inviata con tracciatura di posta 1 e risultava consegnata, e di conseguenza mi ha messo il feedback in convalida. Io gli ho fatto una serie di domande, ho reputato giusto rilasciare il feedback negativo, ma soprattutto nell'ottica di far tornare, di far parlare questa persona, perché comunque questa persona che aveva ricevuto il feedback non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti nonostante avesse letto il messaggio, probabilmente sentiva dalla ragione e quindi l'ho sfruculiato, diciamo, mettendo il feedback negativo. E ovviamente, come mi aspettavo, questa persona è arrivata mettendo un feedback, un conto feedback negativo, dicendo che la busta lui non l'aveva mai ricevuta, aveva una tracciatura, l'utente che gli aveva mandato una tracciatura già utilizzata perché era stata consegnata da un'altra parte e non a casa sua. E quindi, insomma, così. Allora a quel punto ho detto, io sapevo già che quella busta era stata consegnata ed era arrivata a buon fine. Poi probabilmente la busta era stata consegnata all'ufficio postale e non era arrivata a casa di questo qua. Quindi gli ho chiesto, dico, scusa, ma mi potresti dare il codice di tracciatura che ti ha dato l'altra persona? E questo non me lo dava. Anzi, per pronta risposta mi ha detto, ecco, la pensate tutti così, perché anziché prendere le parti di chi ha ricevuto il feedback negativo, non mi approvate questo che ho preso. Insomma, ha fatto un gran casino. Ci ho passato 3 giorni sopra con questa persona. Peraltro lui alla fine si è accorto di aver sbagliato a scrivere il codice, che il codice è stato consegnato dall'altra parte, e giustamente cosa ha fatto? Ha ritrattato il vecchio feedback negativo cancellandolo, ma gliene ha messo un altro con lo stesso testo utilizzato dall'altra persona, identico, in modo provocatorio. Lasciatemi dire, perché uno che fa una roba del genere non può fare altro che provocare, e soprattutto provocare anche l'amministratore, perché poi dopo è stato additato come quello che teneva la parte del primo che aveva lasciato il feedback. Allora, al di là di tutte le motivazioni, io non tengo le parti di nessuno, ho chiesto dei chiarimenti per il codice posto 1, non mi sono stati dati. Questo provocatoriamente ha continuato a dire che io tenevo la parte di quell'altro, ho lasciato le cose come stavano, ho cercato di riappacificare la situazione, questo si è messo a ridere e mi ha messo un feedback negativo, il mio primo feedback negativo. Potete andare a leggere tutti, gliel'ho pubblicato, così è stato contento, ha messo la sua valutazione del sito e dell'amministratore. Avrei potuto fare come lui, avrei potuto mettere un conto feedback negativo dicendo hai rotto le scatole perché eccetera eccetera, ma no, gli ho dato così, lui è contento così, si tiene il suo feedback negativo dato da quell'altro, ma io piuttosto che fargli dare un feedback negativo a quell'altro me lo prendo io, perché ritengo giusto che quell'altro l'abbia dato in modo giusto, ed è ingiusto quello che ha dato lui. Quindi, tornando a bomba, se vi capita di beccare un feedback negativo, non mettete in un atto di pace, cercate di capire perché vi è stato dato questo feedback negativo. Si può sbagliare, cioè che problema c'è? Hai sbagliato, hai mandato 2 figurine in meno, amen. Mi dispiace, ho sbagliato, ne rimando indietro. No, invece lui era uno convinto di aver mandato tutte le figurine e invece non ne aveva mandate 2. In seconda battuta era convinto che l'altro avesse dato un codice di tracciatura già utilizzato, quindi accusandolo di aver fregato la persona, e quindi a fronte di questa cosa qua ti tieni il tuo feedback negativo. Mi dispiace, ma vi dico la verità, sono rimasto male perché col master che mi faccio ho cercato per 3 giorni, di rimettere in bolla la situazione, e questo qua invece ha continuato così, e dico vabbè, dammi il feedback negativo, buonanotte. Grazie a tutti invece, il 99% della piattaforma che magari supporta. Ripeto, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, se mi vuole mettere un feedback negativo, tanto ormai la porta è aperta, no? Per cui mettetemi feedback negativi come se non ci fosse un domani, se me li merito, ovviamente cercherò di chiarire perché mi mettete il feedback negativo, così come cerco di capire perché mi mettete quelli positivi. Vabbè. E quindi eccoci qua. Chiudo perché ho parlato veramente tanto, siamo già quasi a 25 minuti e ci sarà il mio amico Secco60 che mi dice che li faccio troppo lunghi, che lui lavora con la TV e dice che devo stringare molto, però volevo insomma
sensibilizzarvi al vostro primo feedback negativo, che spero non prendiate mai, ma se capitasse cercate di chiarirvi in modo pacifico, perché comunque il feedback può anche sparire, perché poi magari vi chiarite, vi mettete d'accordo e la situazione è a posto, ammettendo un errore, una dimenticanza, un momento di rincoglionimento, perché può capitare, e allora insomma le cose si sistemano. Invece no, se venite di punta può capitare che l'amministratore ci metta di punta anche lui. Ed eccoci qua, quindi vi saluto, è stato bello come sempre, perché questo momento mi aiuta un po' a condividere, un po' a rilassare. Di solito le faccio al venerdì sera dopo una settimana di lavoro carico fino qua, che ho fatto l'imitazione di Vasco prima, ero troppo concentrato sulla raccolta Vasco collegio, eccoci qua, com'è Vasco che fa venire qua, dice eccoci qua ragazzi, com'è, e niente, dai, ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando, fatemi una bella passeggiata fuori come l'ho fatta io la settimana scorsa, spero di farla domani, spero che domani non piova. Andate al Panini Tour se ci siete stati, magari fatemi sapere com'è andata. Bel PDF con scambio figurine, le due frecce che snap si incrociano. E, mangiate le verdure. Sto preparando una prossima puntata della Peperonata Edition. Probabilmente la prossima settimana andrà in onda. E insomma, tema saranno i filtri, che vedo che molti hanno un po' di confusione. Qualcuno mi ha scritto che quella dei tag è piaciuta, per cui ho pensato di andare avanti, e se poi non vi piace, amen, tanto io ho tempo da perdere perché non faccio niente per questa piattaforma, secondo qualcuno. Sono provocatorio. Dai, vi saluto, un bacio, un abbraccio e mi raccomando, fate i bravi.